Questo showroom entra a Milano con questo obiettivo, cioè portare questa cultura ceramica di Refino in particolare e portarla con una showroom che si chiama Refin Studio, anche se questa parola studio non è stata da tutti, qualcuno è stata molto apprezzata, da altri meno, ma il chiamarlo studio e non chiamarlo spazio come tutti gli altri spazi della ceramica, perché tutti si chiamano nello stesso modo, è stata forse anche una scelta, è stata sicuramente una scelta ragionata, non so se azzeccata, nel senso che a nostro modo di vedere lo spazio comunica forse di più un'esposizione di prodotto, viene in mente a tutti uno spazio espositivo, cosa che non vuole essere necessariamente così per Refin. Si chiama Refin Studio, secondo noi, perché segue un po' quello che vogliamo fare qua dentro, cioè vogliamo che sia un punto di relazione e in qualche modo di percorso insieme. Cosa intendo dire? Intendo dire che qua questo studio sarà aperto su appuntamento per tutti i professionisti, affinché possano venire sicuramente a vedere le collezioni, ma sicuramente anche e soprattutto a chiedere informazioni, che siano di profilo tecnico, che siano sul design e sulle mission dell'azienda, che siano di profilo relativo alla tecnica delle tecniche sull'ecosostenibilità che da tanti anni stiamo perseguendo, ma deve essere un punto in cui si crea una relazione col progettista. Significa che noi vogliamo che il progettista venga a conoscere la ceramica, ma che anche cerchi delle soluzioni inaspettate in qualche modo con la ceramica e cerchi da noi anche delle soluzioni nuove. Quindi siamo disposti ad aiutare, se possibile, se riusciamo, il progettista anche a creare con la ceramica qualcosa di diverso e di nuovo, ma di veramente innovativo, che riguardi il suo lavoro, il suo progetto, anche il suo progetto particolare. Quindi siamo disposti a ricevere da lui delle informazioni e a dare delle informazioni affinché si riesca a creare qualcosa di più.